Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sembra notte, ma vi dico buongiorno. Come ho scritto anche su Facebook prima, è arrivato l'autunno e con l'autunno l'assenza totale di luce naturale, specialmente quando fuori piove in casa mia, quindi rieccoci in modalità faretto, piazzato in faccia, verso la mia faccia, perché così, è l'unico metodo. Cioè, questo è l'unico metodo che io posso utilizzare per fare i video. Quindi, ritornata a questa location molto fashion, very fashion, però so che mi perdonate. Quindi, chi è ormai abituato alla modalità spartana del mio canale, certo non si scandalizzerà. Per le ragazze nuove, ebbene sì, questa è la modalità in cui mi vedrete prossimamente, specialmente quando non ci sarà luce. Chiuso! Allora, ho anche attaccato la videocamera alla corrente, quindi non correremo il rischio di scaricamento batteria sul più bello, quindi mi posso rilassare. Oltretutto sono appena tornata a casa. Dopo questo video mi aspetta il cambio di stagione, quindi mi devo armare di buona volontà, però questi 10-15 minuti, adesso non so quanto parlerò, me li prendo proprio in relax per stare appunto con voi. Allora, respiriamo a posto. Sotto l'ultimo video ho notato, anche con piacere, che qualcuna di voi mi ha chiesto appunto di realizzare questo video sull'astinenza da shopping, o meglio, per chi appunto non mi conoscesse. Io, se riesco a capire la modalità di come si mette in fondo al video, Gabri Shop consiglia il video, vi metterò i video in relazione con questo, altrimenti magari vi metterò il link giù. A metà gennaio, a fine gennaio, appunto, ho preso coscienza di quello che è dei contenuti dei miei cassetti make-up, mi sono fatta schifo e rabbia da sola e ho deciso di fermarmi. Ho deciso di fermarmi perché ho dovuto buttare via un sacco di roba che non mettevo, che era scaduta o che comunque era ormai bella che è andata, e ho deciso di interiorizzare, quindi anzi di frenare il mio, quando ho detto frenare mi è partita un, spero che non si sia visto, però di frenare appunto quell'acquisto, quell'impulso all'acquisto sfrenato che ormai mi affliggeva da tempo e neanche tanto, molto meno rispetto a moltissime ragazze che conosco e che vedo sul tubo. Quindi quello per me era già un acquisto sfrenato, anche se magari in realtà comparato con altre situazioni non era neanche la metà. Però ho visto l'inutilità di questo impulso e mi sono fermata e ho deciso di iniziare ad utilizzare quasi esclusivamente quello che già avevo comprato, quindi non andando a comprare ulteriori cose. Perché poi nel momento in cui mi sono fermata mi sono resa veramente conto di quello che utilizzavo, di quello che mi piaceva e di quello che non, in realtà non mi piaceva, che magari prendevo per impulso. Ah, che bello questo colore, che bello questo colore, non ce l'ho, magari pur sapendo che non l'avrei mai utilizzato e me lo acquistavo. Ah, ho visto la recensione su quel video di quel prodotto, deve essere eccezionale. Ah, andavo, lo prendevo per curiosità. Poi mi accorgevo che non era quello che di cui si parlava, la texture era diversa, non mi piaceva, non era il prodotto che faceva per me. Insomma, sono tante le motivazioni che ti portano a. In realtà sono due tipi di impulsi. Allora, sei sottoposto a determinati tipi di impulsi, sia se non fai video, allora se non fai video, ma vedi YouTube o comunque sei una consumatrice X, hai un genere di impulso all'acquisto. Se sei anche YouTuber, cadi in un'altra trappola. Magari la trappola dell'acquisto compulsivo da YouTuber, l'affronterò in un altro video. Perché mi diverte, perché quando ne esci poi la vedi negli altri video e capisci che cosa vuol dire. Quindi qua mi fermo. Io parlerei più che altro dell'impulso all'acquisto da consumatrice, perché io prima di essere YouTuber sono appunto una consumatrice come tutte quante voi. In realtà volevo fare questo video con un imponente taglio ironico, ma sta venendo fuori un pippardone molto serio e non mi riconosco in questa cosa. Probabilmente oggi ho la vena, la pioggia mi sta portando questa particolare vena. Poi guarderò questo video e vedo se è il caso di pubblicarlo oppure no. Però, quindi
Ci troviamo un po' tutte quante con questi cassetti strapieni di roba e la voglia di acquistare sempre di più, perché non conosciamo quella marca, perché siamo curiosi di provare quel prodotto, perché quel colore ci piace, perché perché no. Vi faccio degli esempi. Che cavolo compri? Parlo a me, sto parlando a me, però in realtà parlo anche a tutte voi. Che cavolo compri dei prodotti in polvere, che possono essere dei pigmenti o un ombretto, se poi alla fine non li utilizzi perché sono svolazzanti, perché sono scomodi, perché richiedono più tempo nell'applicazione, perché se vuoi una colorazione più intensa devi bagnare il pennello e bidi e bibà. Poi alla fine ti fai gli ordini da Neve Cosmetics, chiedi, trovi in giro le varie offerte su questi, questo avevo preso uno stock da Madison Street Beauty su Etsy.com. Il pigmento non l'ho mai trovato, eccetera, eccetera. Ti ritrovi con un sacco di prodotti in polvere e ci metto dentro anche le ciprie, chi più ne ha più ne metta, che in realtà poi fatichi ad utilizzare. A meno che tu non sia un'appassionata di bio o di prodotti in polvere, diciamoci la verità, difficilmente li utilizzi i prodotti in polvere. Preferisci per comodità, per facilità di applicazione, per velocità, eccetera, eccetera, i prodotti compatti. E allora perché continui a comprare prodotti in polvere? 1. Ciglia, quante ne hai? Hai due occhi. Sto sempre parlando a me, mi sto dando il tu. Hai due occhi, quindi che bisogno hai di aprire o di utilizzare 3, 4, 5, 6 e chi più ne ha più ne metta mascara contemporaneamente se poi non li utilizzerai tutti i giorni, perché un giorno utilizzerai quello, un giorno utilizzerai quell'altro, e quindi la velocità, il pericolo che i mascara che tu hai acquistato si secchino, aumenta in modo esponenziale. Io ho appena gettato il Big Lashes di Essence, che ho utilizzato in maniera quasi totalmente costante, eccetto due campioncini di Le Volume de Chanel inseriti nel mezzo, per almeno 6-7 mesi, utilizzando un unico mascara, e mi è durato 6-7 mesi. Adesso l'ho dovuto gettare perché si è seccato dopo 6-7 mesi e stava creando dei grumi e comunque il prodotto era quasi totalmente terminato, finito. Perché compri 4, 5, 6 mascara perché è uscito quello nuovo, perché quello ti fa le ciglia così, perché quello è in offerta, poi non resisti, non lo tieni nel cassetto, lo apri e lo utilizzi e quello si seccherà in pochissimo tempo. Perché butti via i soldi così? Resisti, resisti. Cerca di ponderare più che altro l'acquisto, tieniti dalla voglia di acquistare qualcosa di nuovo e ok, pondera meglio l'acquisto, guarda più recensioni, capisci qual è lo scovolino che fa per te, chiediti che cosa vuoi da un mascara, lo vuoi volumizzante, lo vuoi allungante, chiediti prima qual è il mascara che alla fine utilizzo. Inizia da adesso, ne hai 6, 7, alla fine qual è che utilizzi di più? Perché lo utilizzi di più? Ok. Questo è il mascara che fa per me, individualo almeno, fai fuori quei 6-7 che hai, tanto ti si seccheranno nell'arco di 15 giorni, un mese, perché se li tieni aperti e non li utilizzi, quelli saranno, quella sarà la loro fine, e la prossima volta compra il mascara che fa per te. Uno, due, diciamo che secondo me uno per l'effetto diurno e uno per un effetto drammatico la sera, ok, ci può stare, ma non 6-7 mascara, per me quello è anche buttare via soldi, ok? Se poi sei come me, sei come me e decidi e capisci che alla fine del lip gloss non te ne fai assolutamente niente o ben poco, e che voi adesso non vedete niente, ma alla fine ti piace avere del colore sulle labbra che rimanga. Il lip gloss ti dura mezz'ora, poi o sei la tipa attenta che si porta dietro il beauty, si ripassa in 5 minuti, hai una modalità di vita che te lo permette, eccetera, eccetera, ok. Ma se alla fine vedi che questi lip gloss si accumulano nel tuo cassetto e alla fine puzzano, li devi buttare, e li devi buttare che sono quasi ancora pieni, perché se ne hai 20 non li utilizzerai. Un lip gloss quando è che lo finisci? Quando ne hai solo 3-4. Perché? E sei già brava. Oltre i 3-4 lip gloss, tutti gli altri stanno lì a fare la muffa. Non parliamo dei colori, perché ti ostini a prendere il rosa che ti sta male, o perché ti ostini a prendere quello scuro che tanto non avrai mai coraggio di mettere. Cerca di capire alla fine che cosa utilizzi. Alla fine, per quello che mi riguarda, a me piace del colore sulle labbra, quindi vado sempre sui rossetti, quindi difficilmente metto il lip gloss. Vedi quello che ti ho detto? Sto parlando così, vi sto parlando a tu per tu oggi, quindi con la scusa
di parlare a me, parlo del tu anche a voi. Non vi offendete, anche perché non è che vi posso dare del lei. Alla fin fine, sempre l'H di sul rossetto. E allora è inutile accumulare, sto parlando a me in realtà, è inutile accumulare 10-20 lip gloss nel cassetto. Almeno cerca, fatti la cortesia di individuare il colore che metti. Ok, ti piacciono i nude, che senso ha avere 20 nude? Una volta che hai un paio di nude e l'ho detto tanto, fermate. Poi, vedi il discorso precedente? Ah, ho visto quei video, mi fanno una gola quel prodotto, così e colà. Giusto, perché a qualcuno giustamente quel prodotto può piacere, ma chiediti, quel prodotto può fare per me? Mi dà veramente le prestazioni che mi aspetto? Ci sono i tester in profumeria per tante cose, andiamo a provare. La rete in cui sono caduta io ultimamente era questo prodotto qui, che è l'Apocalypse di Rimmel, in tanti video osannato come rossetto, colore pieno, alta tenuta, eccetera eccetera, e questa è stata una cannata, un autogol che mi sono fatta, perché alla fine secondo me sulle mie labbra non ha assolutamente né un colore pieno, ha una pessima durata, un sapore anche sgradevole a volte, in più ho cannato per l'ennesima volta il colore, perché a me questi rosellini non mi stanno, scusate, assolutissimamente bene. Scusemoi. Quindi, poi, ombretti, quanti ne abbiamo? Ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo di tutti i colori. Ok, lasciamo stare i prodotti, gli ombretti minerali, parliamo dei compatti. Vabbè, questo io è un colore che metto, però lo porto ad esempio. Se alla fine hai la Naked e utilizzi solo quella, io la Naked non ce l'ho, ma hai capito che bene o male l'utilizzo che fai dei prodotti per quanto riguarda gli ombretti, il trucco occhi, è caratterizzato da una scelta neutra, cioè sono i nude che metti. Io ho capito che sei attratta dai colori, che ti piacciono le mode, eccetera, eccetera, ma che cacchio te compri un blu, un viola, un verde acido, un fucsia se alla fine utilizzi sempre i colori neutri? Quindi che senso ha accumulare prodotti di questo tipo se il tuo gusto, se il tuo utilizzo va in tutta un'altra direzione? Voglio dire, cioè cerchiamo, nel momento in cui ti fermi un attimo, io mi sono fermata per parecchi mesi, anche perché, non scherzo, io penso di aver speso, esagerando, da fine gennaio ad oggi, una somma dedicata al make up di sì e no 30 euro, e per me è una grandissima conquista, perché prima le nuove collezioni Essence, subito, Catrice, il prodotto de qua, l'ombretto de là, eccetera eccetera, cioè comunque non mai grandi cifre, perché sono sempre stata orientata al low cost, però, e chicco per me già non è low cost assolutamente. Però voglio dire, mi sono data veramente un gran freno, e l'80% di quelle 30 euro ovviamente sono smalti, perché sono la mia passione, e quindi parliamo anche di smalti, cioè non prenderti colori che alla fine non metti, prenditi i colori che metti. Ma poi che senso ha avere uno 4 smalti? Ecco, io lì, pur essendo appassionata, drogata di smalti, voi lo sapete, non sono mai arrivata, mai, ad avere due smalti dello stesso colore, perché per me non ha senso. Che senso ha? E ovviamente parlo per una consumatrice come me, per una youtuber là è un'altra trappola in cui si cade, assolutamente. Però, e vi ripeto, se volete la possiamo affrontare in un altro video, se vi può interessare, perché comunque sono dinamiche interessanti. Io ci sono passata essendo youtuber, però ne ho preso le distanze, perché era una stupidata, una cretinata, che sì, ti può portare a più visualizzazioni, ma è una stupidata, perché alla fine fai muffa su muffa, polvere su polvere, che non ti porta a niente, se non a qualche iscritto in più. Io di qualche iscritto in più non me ne faccio assolutamente niente, perché mi va benissimo così, altrimenti farei altro nel mio canale. Quindi, voglio dire, già ho avuto i miei C, quindi già sono retrocessa dalla dinamica da youtuber, e poi ho dato una bella rassettata anche alla situazione da consumatrice. Gli esempi che vi ho fatto, appunto, sono solo esempi, poi ne potremo parlare molto di più, molto più a lungo. Però è vero, è vero, cerchiamo di, se proprio dobbiamo investire, investiamo su prodotti che già, che sappiamo che andremo a utilizzare. Non ha senso collezionare, ma che senso ha? Che senso ha per dire io ce l'ho, ma dopo che dici che ce l'hai, cioè, che senso ha?
Cioè, io avrei potuto veramente lo scorso inverno, avevo un buono Sephora a 100 euro come regalo, l'ho ricevuto come regalo di Natale, avrei potuto benissimo prendermi una Naked, ma che senso aveva? Ne ho milioni di ombretti neutri, perché devo andare ad investire su un prodotto che sì, magari poi utilizzerò, ma ne ho altri da finire prima, cioè alla fine avrei magari utilizzato solo quella e tutta quella miriade di ombretti che ho, che fine avrebbero fatto? Non ha senso. Chiedetevi che cosa vi dà, che di più vi dà questo comportamento e chiedetevi che cosa vi toglie oltretutto, perché magari siete anche nella condizione di investire lì i soldi e di privarvi di qualcos'altro. Potreste fare qualcos'altro forse di più interessante per voi, di più accattivante e che vi dia magari più soddisfazione. Tutto qua, tutto per dirvi che non si muore. Anzi, io mi sto divertendo un sacco perché poi di prodotti ne ho tanti, come penso tante di voi, e quindi possiamo reinventare cose nuove continuamente, sia con i prodotti che ci piacciono che non ci piacciono, anche perché diciamoci la verità, dell'80% di quello che abbiamo acquistato fino a qua, sicuramente qualcosa ci piace, e anche tanto. Andiamolo a utilizzare, scopriamo come si utilizza, cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo. Non si muore, è divertente, è creativo, è intelligente e cercare appunto di guardare YouTube anche con senso critico. Ecco, un po' per tutto, però cercare di guardare i video con senso critico e cercare, ma il senso critico è cercare di capire che cosa fa al caso nostro e cosa no. Magari quella cosa può star bene a quella ragazza, magari a noi no, oppure non è adatta al nostro stile di vita, al nostro modo di essere, perché non siamo tutte uguali, secondo me. Niente ragazze, io chiudo qui questo video, questo è quanto avevo da dire, probabilmente ne avrei avuto da dire altre, avrei voluto magari affrontare altri, o forse anche no, perché non me lo sono preparato questo video, mi avvicino nel frattempo alla videocamera per spegnerla, vi mando un bacio, fatemi sapere cosa ne pensate voi e ci vediamo al prossimo video, ciao!